Insieme a noi. Ma con un navigatore asciuto. Faccio mi ma gli esce proprio. Braccio capitano è. Vuoi mangi imbriacate, ecco. Ah, pure ancora, Rosa. Grazie, sì, veramente. Sono troppo contento, Rosa, crivo. Sono rimagassi. I complimenti a me, nessuno mi fa. Auguri, auguri a te, a me. E poi chiedi ma che complimenti. Auguri, Rosaria, a me. Ciao, zio, buonanotte. Ciao, buonanotte. Io sono la mamma, che vuoi? Ehi, no, io sono papà. Cacciaritto che no. Ma come no? Ma niente sul ginecologo Caite. Ma Caite sul ginecologo. In un caso come il suo, specialmente in un caso come il suo, è una fase delicata che sta qua. E noi delicatamente la fa. Siamo a sentire. Tu ti dormi, io non discete ma. Gli ha fermi! Senti, sono nuovo mi siamo scordate, capito? Guarda loro qua. Tengo in sala nudo. La città che l'eravamo trovati. Ma sei sicuro da Marì? Perché te voglio bene? Perché te voglio bene a te? Venga, finisci forse. Dammelo qua. Ti sto cantando, ci dedicata la canzone. Perché te voglio troppo bene. Sono troppo felice così. Ma non esiste proprio a rischiare. Dopo 10 anni di terapia, tentativi, con tutto quello che mi è passato. Per carità. Su dove stai? Yeah, ma ambrezza, ambrezza, facciamo questa abbracciata come una c'è a ballon. Andiamo la mente a mezzo, vito. Cosimo, andiamo un cenno pure noi a sta terra, senta a me. Oh, tengo 3 figli per Cirillo, a testa rosa, rega aspetta. Per la urina di bufalo ci veniamo a passeare. Così mi andiamo i bruccoli. Ma quali bruccoli, Cosimo? Un mercato per tutti si stanno chiamando in faccia. Arrancia. Altrimenti che recuperiamo a stare.
recuperiamo la stalla. E quando la recuperiamo sta stalla? Quello è pericoloso, Pasqua, Rino Caratone si mette paura in nessuno, ma anche in bocchetta. I voti sui miei figli, è normale, però poi faccio come richiedo. Le delle che vedo io a chi le devo dare, faccio riforme, tutte cose, poi faccio per lui. E con lui come dai, Pasqua, è un rapporto che stai nascito ormai, ma tanto sappiamo te tu. Questo può salvare il suo matrimonio, può recuperare la mano. Comunque ti stiamo dicendo, Donati, a noi ci serve una persona che in coppa a quel comune si sa muovere in un certo modo. E mettetemi alla prova. Salve, signor Bocchetti. Salve. La c'è riusciuta. È un buon uaglio, sacce che lo io dico. Ci hai già pensato? Poi se non sono in grado, magari vedete... Ma boh, vai in ufficio, non parlammarò. Comunque l'Auricella ci sta creando un sacco di problemi. Arrivederci. Arrivederci. Vestito elegante, pulito. Sapete che sono stimato, guaglione. Però che da già dicevo, Donati, c'è sta qualcosa ancora che non mi convince. Come fa? Sta via per la bicicletta, Rino. La scuola comincia alle 8. Ci sono già fatte d'arte. Ma almeno a pranzo vieni. Ehi. Ehi, mi aiuto con questo giubbino, ma non... Come si chiama? Margo, fai la giocare un pochettino. Ma è mio. Accriamo a scuola stamattina. Ci può giocare o no? Chiamati, fa bravo. Tu giochi con questo? E... Ma c'è luce che si è bruciata a sale babbo. Per giustificare il dato, dico. Secondo te la Darish? Adè non è capito, ma nascondere nella stalla bruciata. Mamma. E vabbè, facciamo i disegnini, eh? E a piace via bicicletta e batteria. Ho fatto tutto il riempimento a Inti, eh? Fallo buono. Senza fretta, Cardone, senza fretta. Scusate, signora maestra. Dunque, che stavo dicendo? Ah, sì, stavo parlando degli uccelli migratori. Allora, anche da noi qui è vero ci sono le cose brutte, ma non è che ci stanno solo qua, è un po' dappertutto. Però non ci dimentichiamo delle cose belle. Ragazzi, fate delle foto, che a settembre ci saranno dei premi per voi. Anche dei telefonini. Ma quelli economici o quelli costosi? Questo bisogna leggerlo nel bando. Comunque ci saranno dei bei premi. I verbali di polizia a posto. Le foto stanno allegate. Certo che danna, mamma mia. Ma arrabbiglia, Cervano, in una maniera ma arrabbiglia. La pratica la apriamo, è normale. Ma come consiglio personale mi metto all'avvocato, eh? Non è una cosa di 1.000 euro che sta qua. Ma perché chi è che pratica questi cose? Sempre cara donna, è materia socia. Perché lei si che mi ha fatto fare questo scaccio? Che lo sporco è donato vasino, così. Devono fare l'ampliamento della discarica, così. E arrostai tu vicino a te, lo sai, no?
Per i soldi della polizia solista te può far via. Altri difficilmente si mischiano. Perché tu pensi che mi fa via? Ma pensa che sì, non è questione di soldi per loro. Solo che io non ne spendesse per comprare il bestiame. Lo trovo al mercato tutte le mattine. Se vuoi studi, se sta la signorina a dire che quella ti scippa subito i primi 100 euro. Ci vai tu a parlare con questa avvocata? Sì. Come così è l'ignorante che la mostra scena. Avvocata. Avvocata di sto cazzo. Ovvero loco. Babbo là muretto. Mi sono campo, che la zappa a mano. Te ne scordate già? Sei spazzato l'osso, ce la sta sta terra a noi. E mi pare che proprio noi stiamo facendo un gusto, no? Buongiorno. Ma sì, tutto a posto. Piacere, Tonino. Piacere. A partire, cosa vuoi qua? Due ettere sul di Tonino e altri due di una sorella anziana che sta pure ricoverata. Ma che stai terreni sciù? Vabbè. Ma sì, ci vediamo in ufficio. Come volete voi. Dottore, mi pare che le vostre cliniche le abbiamo sempre servite a dovere, o mi sbaglio? Ma noi non fermiamo proprio niente. Ma è inutile che parlate con mio zio, potete parlare pure con me. Perché i sigilli alla vecchia discarica non li possiamo violare. Buongiorno, avvocato. Zio Donato sta in ufficio. Lo passa a saluto. Primo minuto e venga. Alla cava? Ma non se ne parla proprio. Vai sopra da Grillo, per gusto per lui ne tiene lui. Grazie, Donati. Don Marie. Poi un altro regalo te lo faccio io personalmente. Hai voluto dimostrarlo? Questi uomini. È stata una leggerezza. Una leggerezza. Ma con me che vai a chiave zoccoli il casetto lo circo. Non capiterà più. Non capiterà più. Dove stai facendo? Se non eri positivo ieri te mostevamo affatto. Questo sai, no? Ho di fatto una cosa di sordo che vuoi sto di orzi. Non metto lo scorno in faccia a moglie. Hai capito? Basilio ha da venire qua. Hanno risolto? Hanno risolto manco cazzo. Però intanto che non facciamo l'ampliamento perlomeno non per dirmi i carichi. Torni da scuola? Ciao, Gio Donato, sì. E come mai in bicicletta? Ogni tanto, per fare un po' di sport. Bravo, bravo, fa bene lo sport. Però state attenta, che poi fa le gambe muscolose come i maschi. Ciao. Ci vediamo, bellissima. Scelta vincente. E te l'hai tu pure da rapento, Rino? Ehi, sei partito a mia cercata.
e fa ancora 35 anni. Ma che può? Si capo che danno a mangiare, lui è pure un terapeuta. Beh, che significa? Grazie a te, alle tue capacità. Luci, noi facciamo ammonezza. Ma giro non stai ancora piccirilla. Ti sta bando di zappature ignorante, veramente facessero fa a me. Perché io tengo conoscenza, io tengo capacità, non sta bando di scemo. Rina, non passa a voto. Come dice sempre zio Mario, guarda che diventare sindaco così giovane non è da tutti. Non è da tutti. Hai te Bocchetti che non è convinta. Che c'è da pensare? Ah sì? E fallo pensare. Ma ovvero fai? Ma se non lo fai tu, sindaco, ma chi l'ha da fa? Veramente uno di questi bufalari di mezzo a queste terre, sì? Ehi, papà. Ciao. Tutto a posto, scusa? Sì. Scusa per stamattina, però sono stato impegnato col lavoro. Fa niente. Lavati in mano, va. È pronto per mangiare. Aspetta che ti accompagno. Da lunedì mattina mi accompagno paese. Mi ha visto un po' corretta. Senza accattare niente, ovviamente, che porto malauri. Ma così ci pagano poco. È buono, lo so. Cosimo, abbiamo avuto un brutto danno, saccio. Ci sono morti i bufali, però ci sta nascendo un figlio. È giusto. E chissà ci farà mocca una a una, sai? Non le arricciare proprio queste cose, capito? Anzi, noi a me ha chiesto. A me ha fatto un'offerta per ringraziare sta cosa. Ma che fai? Non mangi? Ma da niente quando parla, lo so. Sono un po' di 100 capi bestiame, ma pure ringraziare. Non tengo fame. Ciao Ezio. La prima cosa, babbo, come sta? Sta meglio. Ha parlato con il dottore, ha detto 2-3 giorni e sta pure a casa. Ti fa piacere. Senti una cosa, c'era visto l'avvocato di Caradonna per casa? Mezz'ora fa, stava abbasciato la luce. Ma me è capace che forse se ne aiuto. Babbo, muova che vorrei. Oh,
Saluto mamma, vai, mi raccomando. Avvocato, buongiorno. Rino Caradone. Ezio Cardano. Lo sa chi sei? Tu forse non mi credi, ma mi dispiace veramente per quello che è successo. Chi mi conosce lo sa che non sono mai stato d'accordo con certi metodi. Però voi venate io a coppa che li terra. Io sono solo un avvocato che gestisce la parte manageriale. Ma tu sai chi è che la discarica? La conosce la famiglia mia moglie? Lo so, però anche per conto di Cosimo mio fratello, no? La polizia con l'assicurazione ve la potete la vedere? La polizia? Allora forse non ne capite. E te ti pavano e ti pavano pure buono. Ma perché rischia? Lo so, avvocato, forse per me cagnasse proprio mestiere. Però mio fratello Cosimo non se ne vuole andare, che ha già fa. Pensateci bene, perché ci state creando un sacco di problemi. Per quanto riguarda l'assicurazione, portate le carte in studio. Così era prima pratica. Chi ho operato? Gervasi. Gervasi. Ma accompagnami all'uscita, che me ne ha già io. Io sto pure entrando in politica, penso che lo sai, no? E se vado a fare il sindaco, vedi che cambieranno parecchie cose, guarda. Se la gente ti dà i voti, se arriva a pensare che sei un guaglione svegli, in gamba, che può fare le riforme, allora con il consenso del popolo, pure la camorra, la mafia, non so più niente. Perché farà c'è riforme, guarda, per l'agricoltura, per il territorio, queste creature, specialmente per l'oasi creatura a mezza strada. Quello purtroppo domenica sto pranzo la mammerina. È un peccato però, stavo pure salvatore col gommone. Ma non potete rinviare. Marito, ma forse per me venisse corso. Oh, er. Solo che pure domenica scorsa siamo mancati, capito? Non siamo, è successo a er. Ma tu figurati che quello mi fa pure stira. Ma è già. Rita, due persone di servizio più ormai nel custode. Non vuoi sapere niente. Yes. Rino. Uè, ti stavo chiamando io. Ma che fai, passi pure tu al circolo? Ci mangiamo qualcosa qua, ci stanno pure Rita e Salvatore che ti vanno a salutare. Ha già capito. Fa come vuoi tu, Rino. E io resto qua, mangio qualcosa qua. Sì, signor, stasera a casa. Ciao. Ciao. Vita, ma secondo te mi potessi mai divorziare? Sei già andato da tua madre? Ancora no. Il treno passa fra meno di un'ora. Non lo so. Discuteci, era 1.000 euro più a Sagliocco. Non lo so, lo so. Ha avuto l'aumento. Allora, Vita? Potessi divorziare oppure no? Poi io so che Lucia è una brava ragazza, però se le tenga di capacità. E poi a lei non è che sta. Secondo me non ti conviene proprio, Rino. Ma lascia tu il fatto che conviene oppure no. La famiglia di Lucia è quella che ti dà da mangiare. Thank you.
Mangiamo pure noi. Silenzio però. Mi piace la città? Dopo si voglio prima scattare qualche altra foto. Di fenicotteri non se ne vedono. Butta un po' di frittata nel lago. Vediamo se arrivano. Prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine potente, Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Rosa, la terra è malata. Pulite, chi siete? Sono Anna, Anna Busiello, veggente, chiromante. Sapete, in pesaccio proprio, vabbè? E poi non ci credo a queste cose, le sono devota a chiesa. Sta massanti, c'è sto malignaro sti casi tu, vuoi capire o no? Ma tu lo puoi sconfiggere e vedi che il bufalo torna a ranna. La spietta una creatura, rimane la rintata e il rasoio. Parliamo voi. La Rosaria sta ancora a chiesa. Non te ne metti una lira, Cosimo. E per soldi della polizia siamo a mano a Caratone. Allora? Ti metti a fatti capisci? È terra contaminata, viste. Sta tutta avvelenata a casa. Ma fatti i carotaggi, gli esami, è tutto a posto. Cosimo, muori tutto a posto. Non ti rimane a discarica a 3 chilometri, fra 2 o 3 anni. Fra 2 o 3 anni posso ne parlo. Potramente è tutto a posto. La terra nostra è buona, dici tu che non è buona. Si scienziate, sì. Fammi che le buone loro l'ha dinta. E tanto vale che ci buscamo una cosa sorda pure noi. Allora chi stai, eh? Ma noi in da terra mia. Oh, pago 5.000 euro. Non viaggio 4 ore fatica. Mi tengo 3 figli per Cirillo, co. E moglie ormai te ne ha paura di rurmi qua. Mo che abbia 3 figli pure tu, forse lo capisci. E zio, fai quello che vuoi tu. Ma per parte mia, rincirla l'avvocato Caradonna, che la terra mia, meglio che si ascolto. Ma che vuoi fare con questa gente, Cosimo? Io no, io non ne tengo le palle che tiene tu, papà. Sta arrivando a Rosario, state zitti, non voglio fare guerra con nessuno, ma la figlia mi ha nascere a casa sua. Ehi, Cosimo. Ezio, tu stai qua? Sono buonissima tua Adele che ha prenotato la parrocchia e una visita a Montevergine. Pa, secondo me, che ero un mese che attraso. Pranzo compresi tutte cose. Vabbè, mo ci dico che sei Adele. Per ringraziare la gravidanza, capi? È logico, come ci organizziamo. Veramente eravamo promessa a viaggio, non urtavo, ma mano la domenica prossima. Ma non è che sono una cacca, ma sei che trasse. Ecco, fa la gravidanza. A farmi caso offende. Mamma mia, forza. E diamo a loro. €5.000 mezza giornata di fatica. Ma vero te? Ma come vero me da? Ma che fai, scherzi?
oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Amen. Cosimo, vediamo. Sono tutte cattiverie. Tu non la stai mai a sentire, sti malignità, hai capito? Sei sicuro? Eppure la gente in paese dice qualcosa di diverso. Oh, studa, studa, telefono! Comunque non voglio parlare di sti cose. Alla sta luce la creatura. La gente è solamente invidiosa. Tu tieni 35 anni, sei avvocato, e tieni già più soldi di tutto il paese. Patata, puoi sparare le cantine che mancano anni. Se non ci stai donate, non so, c'è finito facile! Ma tutta sta roba hanno pigliato in serio giro? Eh sì, hanno rischiato assai. Se vedo andare qui a mangiare a tavola. Ehi, posso non mangiare, ci ho portato noi a casa. Che non mi accapri con Rita e Salvatore. Servite e riverito. Beata loro. Io non sono riuscita ancora a mettere la barca a mare. Appunto. Cazzo l'avevi accattata a fare sta barca. Boh. La polizia ho pisciato a casa e mamma. Ma perché? Perché a casa mia è così sauso. Cendero i prodotti e cendero i manicuri se ci vanno a me in mano. E va da manicurista. Tanto che cazzo di nafa. Io non voglio convincere nessuno, ma mi dovete credere. Molte signore non ci crederanno a quello che sto per dirvi. Ma questo nuovo sistema innovativo, ecco. Papà. Che c'è, Biagi? Papà, ti è scaricato il telefono. E io che ti avevo detto. Mo qua la corrente non ci sta, se ne parla stasera quando torniamo a casa. Uffa, però. Ho cattato l'anno passato, la specie frullato. Sono dittata. È complicata, spiegazione non si capisce. Al limite fornetto, che dici? Comunque l'ha già giurato pure a mamma. Io a quello non la saccio proprio, non l'ha già mai vista. Ma non ha la rete. Ma tu la sai. Anna Busiri. C'è chi dice che parla che è morta, chi dice che guarisce la gente. La verità, mi sono sempre tenuta a distanza. Capace l'essere ma vennero a sta terra. Ma chi l'è nato discorso? Ah, quando hanno appicciato a stallo mi scete tutte in notte, ma grira. Pure io. E tu stai pure incinta. Che te ne ha capato sto stupifo?
che non può perdonare Dio è che tu dica che tu lui non ti perdona, pensate. Ciao, dai. Che lui non mi perdonerà mai. Ciao. Ciao. Se tu mi metti un minimo cenno di gioia, di consapevolezza, di una grazia che ti viene data, questa misericordia di Dio, devi assolutamente, dobbiamo credere. Perché sei venuto tu? Papà sta bloccato in ufficio in riunione. Mamma sta facendo il torneo al circolo. Mi ha chiesto il piacere a me. Bobby, ma la mattina si andai a cagna. Si andai a presiare in Luciano, che sennò si andai a casetta. Che fai, ce l'hai tu? Beh, poverino mio. Ho già fatto riscarica. Una cara donna mi ha dato 10.000 euro. Una mia mano tutta a 7.000 euro. Ma che cazzo scinna a fare ancora a campagna? Ma che significa? Siamo frato, danno l'hanno subito tutti e due. Ma mai cortesia, Ezio. Non scendere più. Ma tu puoi riuscire, Cosimo. Oh. Cosimo. Di mano a mattino non scengo a campagna. Vago a Caserta. A bambino lo mezzo, boh. Tengo a di cosa spiccia. Vieni vicino a me, Rosa. Pure a me mi sta mancando, sai? O ginecologa è che potessimo pure fare. Però io non sto rilassata. Penso che hanno un movimento sbagliato o qualcosa, che ne sai? Vieni vicino a me, abbracciami però. Sto da luce. Senza fa niente però. Se lo faccio. Senza fa niente. Oh, che ne sai, mi fa specie andare a campagna stamattina. Quando mi affaccio stai sempre là. No, ma anche zia Adele ci stanno stamattina, sono asciuta in presso. Boh. Stamattina mangio pure mi sacchi agnere su lì. No, guarda, non spendere soldi, che a modo nemmeno sa che spesa. No, questo mi è già. Ma boh. Carcinoma gastrico, signor Cardano. Nelle condizioni attuali l'intervento non è assolutamente pensabile, quindi dobbiamo cominciare a fare chemio e radio. Proviamo con un primo ciclo, poi da come reagisci valuteremo.
Previsioni non se ne possono fare. La verità è che anche una volta operato, il tumore potrebbe recidivare oppure no. È difficile dirlo adesso, purtroppo. Quanti anni ha, signor Cardano? Signor Cardano. Quanti anni ha? 44. Si può parlare di mesi come di anni. Sono tanti e tali le variabili che non posso fare una previsione. Si può parlare di mesi come di anni. Si può parlare di mesi. Sono tanti e tali. Salve. Buongiorno. Era per un regalo. Però non so ancora se è maschietta e femminuccia, ancora presto. Mi serviva qualcosa che poteva andare bene. Di solito si aspetta sempre, però possiamo vedere qualcosa per la culla, per esempio, degli insulini, oppure una camicina della fortuna, che più o meno può andare bene sempre. La camicina della fortuna. Va bene. La camicina della fortuna va bene. Prego. Queste? Sì. È bella però. Va bene, no? Va bene? Avvocato, come vi dicevo per telefono, allora... Per noi va bene vendere. È inutile restare là, ecco. E al di là di ogni interesse familiare, e poi specialmente nella situazione vostra, credo che questa sia la soluzione più logica. Sono d'accordo. È tanto tempo che lo vado dicendo. Se si riesce a realizzare una cifra interessante, perché no? Non c'è niente da fare, le donne sono sempre più pratiche. Avvocato, qua stanno tutti i documenti, le carte e gli atti notarili. Lasciate tutto a me e io a breve vi faccio sapere, va bene? Arrivederci, avvocato. Grazie ancora, avvocato. Grazie veramente. Lo sa, per contrastare tutta la negatività delle cose che sappiamo. Ma credo oro vero? È massiccio, 24 carat. Grazie. È stata lei la luta che ha forza sta cosa. Ma tante ore, Può solamente salire di valore. Ci protegge pure. Come sono belle sti fiori. Me l'ha portato così mina, se sei aiuta a Caserta proprio vieni a mezzo. Ma come si aiuta a Caserta? Ma dai città che l'avevi pigliata io da Luciano. E se vedi che non ci siamo capito buono, portaci la nata a votare a Bobina a Luciano. E a Matea, si avvicina solissima che creatura. Grazie, veramente, a te. Non dovevate. Ciao, Rosa. Ciao, Cosimo. Ciao, Rosa. Buonasera, Ezio. Ma è brutto sto coso, eh? Ti pigliate collo, rossaccio. Facesse quello che vuoi. Non ci facciamo mai fatto nostro, come abbiamo sempre fatto. Però non è giusto. Ma come chi ti ha bruciato a stallato e tu vai a fatica proprio qui? Loro sono una famiglia e noi ne siamo nati, Rosa. Tu non dici niente, non fa commenti. Pur guardare l'intento. So fatte di loro. Ma che fa lavatrice? Thank you.
Vabbè, ci siamo innamorati qua, ossacci, ma mo' perché? Cosimo, non è che mi hai cattato qualcosa a gioielleria? Guarda che mi faccio afferrare con pazzo, eh? Che è? Tengo un tumore. Non so quanto ancora posso cambiare, 2 mesi, 2 anni. T'hai portato qua perché qua ci siamo fidanzati. Qua è cominciato e qua finisce. Fai bene, Gianni. Gianni. Corri stanotte, ma ci mi sa chiaro. Mamma non ti può permettere ciò. Hai capito? Ma sta tutto cosa in mano a te. Ho dei affitti, me li avanzo, che fai? Mi fai soffrire? È giusto. Andala va. A me non mi mettere proprio, piatto. Non tengo fa. Iamo così mi. No, no, no. Caso mai la roba, Rosa. 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 Ma essere realista. Quando nascono figli. Caso uno non può stare. Non vai a Reggio Emilia. Che ci faccio sulle a Reggio Emilia? C'è stato tuo fratello, Pino, c'è stata tua mamma che ti può dare una mano. Poi che i soldi della campagna per la vita in attività non parlo. Voi stiamo a sentire. A me non importa proprio rubare la terra, capito o no? Chi te l'ha da seguire questa terapia? Lo sappiamo o no? Ci va chi affronta i merici. Li faccio mettere in mano quello che mi scalza cane che passa. Sta sicuro. Io lotto. Come un leone. Lo giuro. Non può rimanere sole, capito? Non può rimanere sole a me. Portami con te. Allora vai, vai, portami con te. Preoccupata, Rina. Preoccupata di che? Credono a tutti i voti alti. Ma no, per i voti. La qualità dell'istruzione, un lavoro, il futuro di questi ragazzi.
Io non parlo di Rino in particolare, che se è logico. Io parlo in generale. Il futuro ognuno so costruisce, che mane so, Luci, e che è l'unica verità. Chi te ne è capacità vince. A ieri sera ha fatto tutto un servizio a televisione. Ha fatto vedere proprio il disagio di questi ragazzi, va? Sì. Aspetta un momento, la che saluta sta amica e venga. Non lo sapevo che avevamo i figli in classe insieme. È l'ultimo giorno di scuola elementare, allora sono venuto a prenderli. Si è ammalato di una brutta malattia. Ah. Poi tiene pure la moglie che aspetta. Mi dispiace. Medici qualificati, terapie, qualsiasi cosa hai bisogno. Vabbè, mo parlo un attimo pure con la moglie, se è il caso vi faccio sapere, grazie comunque. Il numero mio ce l'hai, mi chiami e quello che possiamo fare facciamo. Vabbè, stanno scendendo i creature. Lucia! Cardano, speriamo bene, eh? Speriamo, papà. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Speriamo di no, papà. Però è la malattia più brutta che ci sta. E purtroppo non c'è molto che possiamo fare. Lo devo andare a trovare quando andiamo? No, adesso no. Ma andiamo a prendere prima Isabella e Margot da zia Maria e poi ti dico io quando è il momento. Quindi rimane a noi a Maspaggio? Non lo so, Biagi. Vediamo come si mettono le cose e poi capiamo, papà, eh? Vabbè. Fa male la creatura. C'è un buonicino pure tu che ci fa male la creatura. C'è un buonicino che ci fa male a tutti! Diamolo fa! E tu calma! Uè, ma vattene, non mi tocca, capito? Non lo fa! Stai calma! Tu non ti fa come un anno con c'è la gente! Ma vattene! Io ti chiamo a casa! Cosa facevi? Colpa tua! È colpa di che sta terra è merda, che ci ha portato solo malattia e miseria! Ma niente, capito che abbiamo fatto? Calma, te lo sa, assettamoci, non tu fa buono così. Calma. Ti chiama padre Riccardo. Che dice? No, non voglio nessuno. Io non voglio nessuno. Un po' che conforti. No. Io voglio stare poco solo io. Ma dove vai solo tu? Ma già stanno proprio solo 5 minuti. Per i nostri ragazzi non c'è niente. Che cosa hanno? La parrocchia e niente più. Non è giusto. Allora io ho deciso di fare qualcosa. Una scuola calcio, ma soprattutto di dare la possibilità a chi è povero di farla gratuitamente. Ma che fa questa iniziativa a Stippart? Bravo Rino! E come direttore sportivo, venga mister, il grande mister Luciano Ciero, gloria del calcio locale, ma soprattutto garanzia di qualità per questi ragazzi. Chi mi conosce lo sa, io non sono una persona di molte parole, io sono una persona di fatti, perché una cosa è fare le promesse, e un'altra cosa è mantenerle. Ma io ho deciso di impegnarmi seriamente per il mio paese, ma soprattutto per questi ragazzi, che troppo spesso non hanno né futuro e né prospettiva.
Certo, una scuola calcio è un piccolo passo, ma come si dice, dalle piccole cose che nascono le cose importanti. E poi, mister, speriamo che da questi campi nascano i campioni che possano essere d'esempio positivo per i nostri ragazzi. Bravo, Rino! Agrillo, fai volare quei palloncini, va! Allora, signora, la terapia purtroppo non ci sta dando il risultato sperato. Che possiamo fare, professore? Prima di tutto dobbiamo ricoverarlo subito per evitare il rischio di disidratazione. Poi provvederemo a cambiare terapia, sperando in un risultato diverso. Ho capito. Signora, noi stiamo facendo tutto il possibile, però lei adesso non deve mollare. Non è proprio il momento, capito? Capito. Rosa, usa sti carte, chiamoci Macuca. Vabbè. Ce l'avevo con te? Apparentemente no. Voglio solo io perché mi ha già imparato, mi ha già si stracosi. Poi tu sai, certi botti è proprio strano. Scusate, vi volevo dire che questo è il riposiglio, non lo dire però. Ah boh, però tra un balcone e ci stanno tutti questi negozi, capace? E tra l'altro stanno aprendo un ipermercato a 200 metri. Ma eventualmente il prezzo è trattabile? Forse un minimo. Ma veramente un minimo. Permettete 2 minuti? Ma assolutamente, prego. Ce ne andiamo subito. Prego, prego. Grazie. Ma avrei quando vi chiamo a Sateggio. E le cacce libere dell'assicurazione. Cosa c'è, zio? Era per fare un sondaggio. Vorrei... Che dice il mercato immobiliare? Certo, però pure parapino un negozio di detersivo, un'attività. Che assolto non fosse male, eh? Come no? Pure un mondo male. Mamma pensa buona te. Mamma pensa buona. Thank you.
sicuro. Ringrazia Nati, sta tanto bello. Cresce buono. Anna, come buonanima mia mamma. A così avevo marito, no? Si ti piace la tua mamma. Un po' cagna. Anna è antica. Non so porti chi. Tu stai pazziando. Era là da proteggere. E poi sai come si piglia colore se non lo ramo un uomo suo. Come lo fa e come catena da foto. Molto cagna, molto cagna il lenzuolo, ti metto pulito. Gli asciugamano non mi mettere la dinta, per favore, mettamela dinta a sacca marrone. Comunque mo cagnano da via, il birra da sicuro sarà meglio. Mi senti miglioramente? Ho visto la terapia nuova come già fa effetto. Certo ci vuole tempo che ci vuole dar via, quello è logico. La creatura. Come sta la creatura? Buona. Sarà la suggestione, ma è la ci sono tutto. La ci sono tutto che si muove. Non lo so, cioè, se ci spiega, è stato come. Come si muoveva abbracciato. E forse te l'hai suonato. Non papi. Oh, Cosimo, è tornata una bufala. Stamattina l'ha trovata a 30 stalla. Ha piato una cosa quando l'ha vista. E non segna. Proprio come una ricetta che la signora Rinda ha chiesto. Ma quella signora? Ma come? Che è quello che ti ricetti? Che è come ricetta che stai a terra tu e il bufalo torna a rano, tu rimani in loco. Ma è sempre si zingra fatto chiedere. Cosimo, non venimmo. Basta, lo sa. L'idazzura è finita, l'idazzura è cominciata, non ne ho vero. Fornisce, lo sa. La vita nostra sta tutta in tacca la masseria. E muore.
che gira la pagina. E non gira proprio da niente, capito? Non è fornuto ancora niente. C'è una mannarella che ha da arrivare. Io sapevo solo Dio che ci staranno a forza. Stiamo ancora combattendo. E me la c'hai, la c'hai in farmacia prima che chiudano. Ma soprattutto perché se questo ci pensate, questo è enorme. Per cortesì, questa è proprietà privata. Rosaria, stavo soltanto facendo vedere un attimo la terra ai signori, giusto per una verifica. Ma quale verifica, Decca? Non c'è sta niente a verificare. Guardate, signore, noi stavamo soltanto cercando di capire se... Senti, io saccio chi siete e quello che facete. Ma finché cambi più che coppa i piedi non ci mettete più. Vabbè, che modi sono, che educazione. Ma te tu puoi fare quello che vuoi tu. Ma che sta parte a che è Cosimo? E ve una vita io. Guardate, signore, noi ce ne stiamo andando, è vero. Forza, andate via. State tranquilla, noi ce ne stiamo andando. E gli altri penna, avvocà, che a me i soldi vostri non mi servono. Lo sa, comunque, mo stai proprio esagerando. Scusatemi, è che mia cognata sta passando un periodo un po' delicato. Avvocato, sono mortificata, veramente. Da solo sono, non vi preoccupate. Così comunque non chiamo pure. Tutta convenzione che avevo tu, ma così no. A gestisca alla maniera mia. O frato te ingrindasa. Se sta una grida che così acchiappano più sordi. Che già non vale niente che la terra. Signore, se mi posso permettere, mi staccheggiando a Tuso. A parola non ci risolviamo niente. Sono d'accordo con te, da Maria è brava. Mio frate che non può venire sta morendo. E poi rimane solo la moglie, che fa, se ne va? Sì? Sei convinto? Io non mi fidassi di sta gente. Capo Bocchetti non è che ti ha pigliato da andarsi in badiglia, lo sai, no? Giordano ha le proprie che non ce le può dare più. Ma mettere sigillo, cioè, ma fermare, capito sta cosa, sì o no? Noi non fermiamo proprio niente. Da Marie, vedete che la gaita fa. Se ne andai. Se ne andai alla. Ma buona così, donna Amelia. Non lo fuzzi. Lo sai che la strategia è sbagliata. Tu dici che la strategia è sbagliata? No, ma che c'è il cinghiale a bello? Ma che ne so. Però sì, provate, è un bello fatto. Io non l'ho mai fatto. Però se ci sono i cani buoni. E chi li tengo io? E da Bernardino suo. Quando poco occupato ci organizziamo. E già, fammi sapere. Magari pure sia una volta. Ovvero, ma ci sta assai piacere.
mobili della massima qualità e una vita serena, con un'assistenza per tutta la vita. Scusateci per l'interruzione. E ancora grazie a tutti. Ma già ricoverà. Di 3 giorni però. Che mi vanno a tenere in osservazione, capito? Pensano che tengano la contusione, ma da sicuro che no. E Anna Lenna? Come sta? Ma il creatore sta buono, sta a posto. Lo sa. Lo sa. T'ha già parlato. Così mi aspetto un attimo qua, eh? Cre. Tutto rispetto per disgrazia Cosimo. E tutto quello che ha avuto. Ma così non si fa. Sta terra non vale più niente, lo sa. Non vale niente. E c'è sta un'avvocata che ci fa venire buona. Ma che può fare? Può rimanere solo tu, sotto il bombo. Io tengo paura, lo sa. Io tengo 3 figli per cervello. E pure tu aspetti un figlio. Voi non parla mai più della gravidanza mia, capito? Mai più. Ti metti in metastasi. Facete quello che volete voi la terra vostra. Mi capite buono? Ma già pensa solamente a isso. Ma va a te, va a te. Un po' che spazio, mi metto vicino a te, eh? Ecco, sei morbosa. Com'è bella stanturietta insieme.
Ma perché, avvocato? Ma perché non mi avete chiamato prima a me? Cardano, si sono incazzati del fatto che tua cognata non vuole vendere più la terra. E mo non può non sapere più niente. Ma sta perdendo un marito, povera femmina. Sono quelle cose che si dicono. Ma poi è normale che se ne va, ma che da fai sta sola? I parenti si sono trasferiti a Reggio Emilia, tenendo una creatura che ha da nascere, noi pure ce ne amo. Ma con chi ti pensi che stai parlando, Cardà? Ma tu sai chi siamo? Quello che facciamo e come faticamo soprattutto. E poi quanto poteva costare sto mezzo? Ma che c'è il secco mezzo? Era via che ti ancora papà. E c'è qualcosa in casa ti dispiace, no? E poi tocca a te. Basta che non dici niente a nessuno. Non ci serve più, avvocato. Neanche l'orario che non è buono. Si deve venire all'alba per fotografare i fenicotteri. All'alba si sparano i cacciatori. Se vogliamo vincere qualche rischio lo dobbiamo correre. Ha fatto bene di non restare a casa. Ti dispiace? Dispiace per te, alla fidanzata già ce l'ho. Alla spiaggia? Facciamo una cosa. Il primo che mette la ruota a mare vince. Andata. Andiamo. Sempre sto gioco da bambini. Io non partecipo. Rina, ma ce l'hai accattato tu sul cellulare a Irena? Chi si è fatto trovato un po' per scrivere a Soio? E a me, chi ce l'ha regalata loro, fammi capire? E che sia modella che si è accattata, ma loro danno sta sotto i 1000 euro. Abbiamo fatto la lista di caffiere, Rino, non può essere nessuno a regalare la festa. E mo' la chiama. E hai amico. Te faccio sapere. Ti chiama Rob. Ciao, ciao. Ciao. Sei proprio una brava bambina. Anzi, ragazza. Dopo l'elementare non si dice più bambina, si dice ragazza, lo sai? Ehi, hey, vieni qua. Tu sei figlio Graziano? Sì. Che ruolo gioca? Attaccante. A te ne va. Meglio che i compagni tu. Rina. Rina. Dormi, luci che è presto. Non me lo riesco proprio a togliere sto pensiero. Se era un regalo in buona fede, allora perché senza dire niente a noi, che se voglio ricere, capito? Probabilmente se scudate ci avvisa. Ma non è corretto però, Rina. O no?
fine ci ha regalato solo un telefono, no? Assaggio. Sarà come dici tu. Ti ho donato a te, fatta da padre. Non a me. Piccio, se per te è tutto regolare, allora va buono. Tutto regolare. Poi. Ma però a dormire. Ah, non passo. L'hai sentito, no? Bocchetti non ti vuole. Dice che è meglio Renato, pure con tutti i processi che pei. Ma è così. Può darsi che faccio sindaco di votare a gente onesta. L'hai fatto studiare. Ha già speso i soldi. Ma se non pensi a casette, che stia la verità. Solo ti è bel denaro ha già speso. Oramai sono vecchio. Perdere tempo, non mi piace più. Dite su cosa, eh? Beh, hai fatto un regalo a tua figlia, che è? O telefonino, o problema. Che non è appropriato. Pure a te ti hai fatto i regalini. Però forse siete troppo piccirilli, che sono un po' ricordati. Ma mi ricordo. Quella che ha voluto, quella mi ha pigliato. Non sei un cazzo, Rino. Non ne hai deciso un cazzo in Davide Toglio. Pure la moglie era che si sposò. Ma fammi a caccia, eh? Ricordati che fra poco ha portato il carta alla stazione. Zio Donà!
scandaloso. Che dici, ci cagniamo sui telefoni? A roppia. Facciamoci prima un giro. Prima che la casa sta. Assiettati. Dicono che voi parlate che è morto, vero? Come? E allora facetemi parlare che è morto me. A stringimi in mano, lo so. A stringi più forte. Prega presso a me. Padre nostro, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Campagna se lagna, se spezzo cuore, la vita se ne va. Acqua che scende, ruscita, trasinda terra, falla per carità. Quando careva ne meva in coppo turre, lui stava a guardare. Yo.